Io ci credo in quello che sto facendo, sono convinto che l'avevo detto dal primo giorno quando sono venuto a Trieste, venivo con grande entusiasmo, sapevo quante difficoltà c'erano, mi ricordo di qualche amico che diceva attenzione, lì ci sarà una situazione molto difficile perché quella squadra farà fatica a salvarsi. Io credo che la Triestina abbia comunque delle qualità superiori a determinate squadre, perché tolte le prime due, come penso si è sempre detto, io ho visto anche squadre che stanno alte in classifica e non hanno grosse qualità. Mister, questa non è una Triestina che a febbraio dovrebbe trovarsi a 3 punti dalla zona play-out, quindi probabilmente qualche mea culpa bisogna farlo. Con Gradella c'erano dei problemi? No. È appena arrivato un messaggio che diceva, Gradella le faceva pressione su chi far giocare, è appena Io arrivato no, qualcosa io dai con la, tifosi. con, guardi, con la carriera che ho fatto, ma non solo per come ero io e per come sono sempre stato, non ho bisogno di nessuno che mi faccia, e questo sono molto severo su questa cosa, non ho mai avuto nessuno nessuna interferenza e non l'accetto da nessuno, perché si può discutere, ma non accetto interferenze. Intanto voglio ringraziare il mister perché poi non sono mai riuscito a farlo, diciamo, pubblicamente per la possibilità, ecco, che ho avuto. Io ho chiesto possibilità di allenarmi, poi se succedeva qualcosa si vedeva assieme. Così non è stato. Ha voluto Principalli? Recentemente. Probabilmente ci saranno stati dei problemi perché Principalli non si è venuto qui. Cioè, io non devo stare a dire, il giocatore Principalli non lo devo certo scoprire io, sappiamo che è un buon giocatore. E sta maglia un pelino pesa, anche se uno è un po' spensierato, però un pelino pesa, sente la responsabilità di questa maglia che non è una maglia qualunque, no? Questo dico. Nicola ne sa qualcosa. Sì, cioè, mister ha detto bene, giochi per la Triestina, cioè tu vai in giro per l'Italia, parli con un tifoso di calcio, dici giochi nella Triestina, ma non sa neanche che la Triestina è in Serie D. Dice, cavolo, la Triestina.